storia dei ritardi l'hanno inventata alcuni giornali ostili. Il BIE, che è il Bureau International des Expositions, aveva fissato un cronoprogramma ogni 10 giorni. Non siamo mai arrivati in ritardo, è un'invenzione. Però è un fatto che non ci sono mai stati. Completo. Come se lo spiega? Allora, tenete presente questo, che la Moratti ha finito, poveretta, di lavorare nel 2011. Ci sono stati 4 anni abbondanti per Pisapia. Quindi è colpa di Pisapia se non è stato finito. 4 anni abbondanti. Quindi è colpa di Pisapia? Secondo me i ritardi non ce ne sono. Ma se ci sono è colpa di Pisapia? Allora, la Moratti ha lavorato 1 anno e mezzo, Pisapia ha lavorato 4, tirate voi le somme. Intanto questa bella festa, e poi sicuramente ci sarà un'eredità che io credo sarà importante, perché Milano quando incontra i momenti importanti è sempre all'altezza. Ormai direi che siamo alla fine, siamo veramente proprio alle rifiniture, alle pulizie. Penso che apriremo il pomeriggio anche perché abbiamo momenti istituzionali, poi abbiamo il pranzo, però insomma si sta lavorando ancora stanotte, ma domani apriamo l'incendio. Appena vengo adesso dalla inaugurazione del Silos Armani, che è un posto bellissimo, affascinante. Oggi il concerto in una piazza del Duomo che rende Milano e porta Milano ancora una volta al centro del mondo. Credo che i milanesi e gli italiani debbano essere fieri. Però non si può dire queste cose e andare in giro a spaccare la testa o spaccare le vetrine, perché allora non è sostenere una tesi, è fare violenza, e allora non c'è possibilità di discussione con questa gente. Bisogna solo prendere la polizia e dire alla polizia di fermarli prima che facciano danni. Se invece si vuole discutere, io sono assolutamente disponibile. Per quello che riguarda ciò che ne sarà, hanno sbagliato l'idea di questa fontana della vita, questa cosa che hanno fatto, che è una cosa senza senso, per cui di fatto non ci sarà un simbolo, forse è un errore, ma forse non deve rimanere neppure. A quale squadra di calcio assomiglia Expo? Arranca un po'. Sono tentato di dire la Juve. Infatti lo sponsor c'era, però ho paura che l'assonanza possa essere anche malinterpretata. È come la Juve, noi vinceremo questa partita. Sul rigore? E tutti voi dovrete ricredervi. Rubando. Tutti voi che dite... Sul rigore al 90esimo. Che dite, no, voi gufi, vi dovrete ricredere perché sarà un grande successo. Crediamo che l'industria alimentare in generale, Coca-Cola in particolare, possa dare il suo contributo in termini di contenuti, in termini di dibattito, in un dialogo che sia fair, tranquillo, tra diverse voci che possono appunto affrontare temi molto delicati. Cosa rispondi a chi dice che la Coca-Cola fa male? Ah, buonasera. No, assolutamente, nessun prodotto alimentare messo in commercio per definizione può far male, altrimenti non sarebbe messo in commercio. Qualsiasi prodotto alimentare è sicuro, il tema non è il prodotto, è come mi è usato. Vedrà Renzi, se lo incontra, gli stringe la mano, cosa gli dici? Di ridarmi l'orologio. E gli darò tante carezze, cose belle. L'importante è che non prometta niente stasera, soprattutto. Il tempo dice, c'è sera che è bellissima, c'è pieno di gente, vedrai, non c'è niente. Io mi tocco i maroni quando dico, che stai sereno mi preoccupa sempre.